Allora, procediamo, riprendiamo con l'appello, la parola al segretario generale, prego. Iosa, Antonioli, Boccia, Caponi, Chittò, fuori, Cremonesi, allora De Noia, no, Di Stefano però l'ho visto, De Noia sempre assente, Foggetta assente. Franciosi, Gianvecchio, che assente, La Miranda, presente, Landucci, presente, Lanzoni, presente, Nossa, Pastorino, Pennasi, assente, Pietra, Rivolta, presente. Romagnello, Teormino, Teormino, Tita Ferrante, presente, Torraco, Tremolada, presente, Vavassori, Vavassori presente. ecco presente. E adesso entra qui. Allora risultano 18 consiglieri presenti e 7 assenti. La seduta riprende che è valida. Un attimo di attenzione. Quindi, come abbiamo stabilito con i capigruppo, riprendiamo il consiglio dando la parola al consigliere Nossa per illustrarci la sua manifestazione di intenti presentata alla Presidenza. Prego, la parola al consigliere Nossa. Sì, buonasera Presidente e grazie. Dunque, una manifestazione di intenti dal titolo per non procedere alla modifica dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Visto che in Italia negli ultimi decenni, anche a seguito delle trasformazioni tecnico-economico-produttive alla crisi, il lavoro è frantumato, diviso in una molteplicità di mondi del lavoro, di tipologie di rapporti. Preso atto del dibattito in corso a livello nazionale sul tema della cosiddetta flessibilità in uscita e più in particolare sul tema delle modifiche che sarebbero da apportare all'articolo 18, legge numero 300 del 1970, Statuto dei diritti dei lavoratori, circoscrivendone gli effetti o limitandone il campo di applicazione. Che provvedimenti di questa natura sono oggi allo studio del Governo nell'ambito di una riforma del mercato del lavoro? Che l'articolo 18, diversamente da ciò che si dice o si lascia intendere, non impedisce affatto il licenziamento individuale, ma si limita a prevederne l'inefficacia, ove detto licenziamento sia privo di una giusta causa o di un giustificato motivo soggettivo o oggettivo. Che la conseguenza prevista dall'articolo 18 per i casi di licenziamento illegittimo è la reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato nel proprio posto di lavoro, che la possibilità per il giudice di reintegrare un lavoratore illegittimamente licenziato è prevista negli ordinamenti di più della metà dei paesi dell'Unione Europea, come peraltro conferma l'indice di rigidità del mercato del lavoro attribuito all'Italia nelle tabelle statistico-comparative dell'OCSE, laddove il nostro paese occupa la zona mediana della classifica insieme a paesi come la Germania e la Francia. Che tale forma di tutela non esplica effetti soltanto nel momento di eventuale licenziamento, ma anche e soprattutto nel corso dell'intero rapporto di lavoro, essendo precondizione del concreto esercizio da parte dei lavoratori di ogni altro fondamentale diritto. Che vi sono elementi che peggiorano la situazione, come la non applicazione dell'articolo 18 dello Statuto dei diritti dei lavoratori per i neoassunti,
con contratti progressivi per 3 anni, senza riduzione o revisione delle attuali 46 categorie di rapporti di lavoro. Inoltre, la delega al Governo per la ridefinizione normativa a partire dall'articolo 18 non contiene, in violazione dell'articolo 76 della Costituzione, le indicazioni relative ai principi e contenuti direttivi a cui il Governo deve attenersi nell'emanare i decreti legislativi. Che gli imprenditori non vengono in Italia non perché vi sia l'articolo 18 sui lavoratori che costituisca un freno agli investimenti o alla crescita dimensionale delle imprese, ma non vengono bensì perché le tasse sul lavoro sono più alte che altrove, perché vi è spesso un condizionamento della criminalità organizzata, perché le infrastrutture sono vecchie e limitate e perché non abbiamo la cultura dell'innovazione e perché la giustizia civile è lenta. Chiedo al Governo di non procedere alla modifica dell'articolo 18, di conseguenza allo studio dei lavoratori, intervenendo esclusivamente sulla durata dei processi in materia di licenziamento e valutando al contempo la concreta possibilità di un'estensione dell'articolo 18 allo studio dei lavoratori alle imprese sotto i 16 addetti, a ridurre un dualismo non più ragionevole, di attuare provvedimenti che comportino l'estensione dei diritti a quelle forme di impiego che attualmente ne sono sprovviste. Come previsto dall'accordo scritto a CGIL, CISL e UIL e Confindustria, occorre tradurre in legge le norme sulle elezioni delle rappresentanze sindacali aziendali unitarie e le regole sulla contrattazione. Di conseguenza impegna la Presidenza del Consiglio Comunale ad inviare questo documento al Governo, al Parlamento e al Presidente della Repubblica. Grazie. Grazie al consigliere Nossa. Sull'articolo 63 del regolamento nostro del Consiglio Comunale prevede che possono intervenire su questo argomento il sindaco e un rappresentante per gruppo, non più di 5 minuti. Prego. Allora, visto che non ci sono interventi, ha chiesto la parola al gruppo, la consigliera Franciosi, il gruppo Movimento 5 Stelle. Prego. Grazie Presidente. Davvero la modifica dell'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, quello che consente di fatto il reintegro delle persone licenziate per ingiusta causa, è l'elemento che impedisce la ripresa economica e dell'occupazione in Italia? Solo 2 anni fa Renzi, che invece adesso vede nell'abolizione dell'articolo 18 la panacea di tutti i mali della crisi del mondo del lavoro, dichiarava che la riforma Fornero, che portava appunto in sé la modifica di questo articolo, non avrebbe aiutato ad affrontare le criticità reali dell'economia come la corruzione, la burocrazia, la tassazione alle stelle e gli stipendi delle famiglie nelle stalle. Oggi il Presidente del Consiglio ritratta e afferma che gli investitori stranieri e le aziende non guardano all'Italia per colpa dell'articolo 18. Secondo noi, invece, il problema non è l'articolo 18 e il reintegro dei lavoratori licenziati, ma il fatto che il lavoro in Italia non c'è più, per cui l'articolo 18 è un falso problema. E non si sta facendo niente in questi ultimi mesi per uscire da questo pantano che sta mettendo le famiglie italiane in ginocchio. Secondo noi del Movimento 5 Stelle, ed è quello che stanno anche cercando di portare avanti i nostri parlamentari a Roma, prima di andare a modificare l'articolo 18 bisognerebbe andare a tagliare tutti quei vitalizi e tutte quelle false e inutili spese della pubblica amministrazione che vanno a eliminare, a togliere risorse che potrebbero essere reinvestite per rilanciare il lavoro e l'economia italiana. Sicuramente una cosa che bisognerebbe fare sarebbe quella di sicuramente uniformare tutti i contratti di lavoro in modo tale da eliminare tutti quei 46 appunto tipi di contratti che nominava prima, che vengono nominati nella manifestazione di intenti presentata da SEL. Grazie. Grazie alla consigliera Franciosi, ha chiesto la parola il consigliere La Miranda. Ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente. Che dire,
una nuova bomba del consigliere Nossa nella maggioranza, perché ovviamente va sempre a solleticare quel gruppo politico. Mi viene da domandare certe volte cosa ci sta a fare in maggioranza, qualche volta gliel'ha già detto il consigliere Rivolta, se ha qualcosa da discutere e da affrontare, lo affronti nelle sedi opportune, eviti di portare qui in aula temi così importanti quale la riforma dello statuto del lavoratore e ridurli poi a una manifestazione di intenti su un articolo 18 in cui lei non ha cognizione ovviamente di causa completa, come neanche il sottoscritto per la verità, pur facendo questo lavoro di lavoro anche la difesa dei lavoratori. È un problema complesso che io stasera mi trovo a dover difendere Renzi, la dice lunga anche sulla capacità del Presidente, di come abbia una grande capacità di innovatore da questo punto di vista, che molti di noi condividono sotto certi aspetti, e della capacità di spazzare via certi retaggi della sinistra. E sicuramente questo lo è nel momento in cui, nel modo in cui viene formulato, perché laddove lei mi chiede addirittura di estendere l'articolo 18 alle microimprese e alle mini imprese, senza però al tempo, come mi ricordava correttamente il consigliere Di Stefano, come previsto dalla legge Biagi, introdurre il parallelo binario degli ammortizzatori sociali, qualcosa bisogna creare nei due vasi comunicanti, non può pensare di mantenere in piedi una tutela senza avere la tutela per chi il posto non ce l'ha più. Quindi vede come il ragionamento diventa molto più complesso e sofisticato da questo punto di vista e non ridotto, diciamo, a quattro parole in croce. Poi torno sempre alla riflessione: se bisogna discutere, si può fare tranquillamente un consiglio comunale discutendo della riforma dello statuto dei lavoratori, facciamo una commissione, ci mancherebbe altro, fa parte del consiglio comunale, ci mancherebbe altro dell'attività di fare politica, però ridurlo a una mozione dove di fatto un solo consigliere per 5 minuti può intervenire per parlare di un argomento. La riforma dello statuto dei lavoratori è una cosa veramente, non è una sciocchezza, che poi le forme possano essere condivise, ma comunque è di un'importanza notevole, perché inciderà notevolmente nel mondo del lavoro i principi che sono stati sanciti. Tra parentesi, come lei mi insegna, visto che ne ha visto molto, il Job Act è una delega in bianco, e sono solo stabiliti alcuni principi, tutto il resto lo deciderà il governo. Quindi forse qui l'anomalia che io posso andare a criticare del Job Act, non la volontà di andare a innovare nel mondo del lavoro. E così come facciamo un processo all'intenzione, ancora non conosciamo materialmente come dalle deleghe si concretizzerà materialmente la riforma del mondo del lavoro, sono stati stabiliti solo dei principi, non è stato attuato ancora niente e non è detto che arriverà, perché bisognerà vedere poi quanto durerà in carica il governo, perché è delegato al governo poi l'attuazione concreta, e non mi sembra poi che il ministro competente sia da questo punto di vista un liberale assoluto del mondo del lavoro. Quindi, diciamo, da questo punto di vista io mi permetto di criticarla nelle modalità, nei tempi, nelle forme soprattutto, e nel portare all'attenzione di un consiglio comunale, e mi consenta di difendere in questo caso il partito di maggioranza, e nel continuare a mettere in difficoltà il partito di maggioranza, perché conosciamo bene le posizioni che esistono, con atti che non hanno nulla a che vedere con il buon governo della città. Ecco, se vuole fare una discussione sullo statuto, chieda allora di fare una seduta apposita, discutiamo allora tutto del Job Act e di tutte le tutele connesse e non connesse esistenti. Sono dispostissimo a farmi 4 ore di discussione sullo statuto del lavoratore e sul mondo del lavoro, ma non riduciamolo a queste bazzecole. Grazie. Grazie al consigliere La Miranda. Ha chiesto la parola il consigliere Nossa come gruppo SEL. Sì, grazie. Allora, innanzitutto una precisazione. L'anomalia che ha citato il consigliere La Miranda è dentro nella mia manifestazione di intenti. Quindi o non è stata letta, o se l'è dimenticata, o mi sta facendo un favore dicendomi che ho fatto una cosa corretta. Scelga lei una delle tre. La seconda, essere criticato da Forza Italia su questi temi, le assicuro, per noi di SEL è solamente un piacere, vuol dire che siamo nel giusto, quindi grazie anche su questo. Un'ultima cosa che volevo leggere è una manifestazione di intenti, la leggo, alla fine vi dico chi l'ha firmata e alla fine vi dico la data. Poi a questo punto, come il mondo è cambiato, come i partiti probabilmente
sono cambiati, come certi partiti non ci sono più, anche se c'è la convinzione che forse certi partiti con certi diritti ci siano ancora, convinzione evidentemente sbagliata. Dopo la presentazione da parte del governo Berlusconi delle leggi delega sulle questioni del mercato del lavoro e in particolare sulla inaccettabile modifica dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, si è sviluppato nel paese un vasto movimento di contestazione e di lotta per la difesa di un inalienabile diritto degli uomini e delle donne che lavorano. La città di Sesto San Giovanni, cittadella operaia della Resistenza, vive con profonda e convinta partecipazione alla lotta dei lavoratori. Il Consiglio Comunale, interprete dei sentimenti popolari, aderisce alla mobilitazione decisa dalla CGIL, CISL e UIL, condividendone gli obiettivi e sarà a fianco dei lavoratori in tutte le manifestazioni programmate, a partire da quella indetta dalla CGIL il prossimo 23 marzo 2002. L'hanno firmata i gruppi dei DS, Rifondazione Comunista, Partito Popolare Italiano, Lista Civica, Ulivo e Verdi, voti contrari dei gruppi di Forza Italia e della Lega Nord. Io ho presentato questo. Semplicemente questo. Sicuramente sono passati 12 anni, ci sono molti più disoccupati, ci sono sempre meno diritti e non ho mai visto che licenziare qualcuno favorisca l'inserimento nel posto di lavoro di qualcun altro. Questo è fuori discussione matematicamente, se poi vogliamo parlare da altri parliamo. Ma per rispetto dei miei genitori, per rispetto della nostra città, che sono fatti un paiolo tanto per portare avanti queste battaglie, che hanno fatto gli scioperi, venivano a casa alle 6 di notte, ci stiamo dimenticando di tutto, a me questo dispiace ed è stata presentata in quel senso e con quello scopo, senza voler né dividere nessuno, né avere 5 minuti di gloria da parte di nessuno, è solo per il rispetto di chi nelle fabbriche ha pagato e ha pagato tanto per arrivare a questi diritti. Grazie. E discutiamone seriamente, non a spot. Grazie, ha chiesto la parola la consigliera Landucci, prego. Grazie, ma mi sembra che l'argomento mi ricorda terribilmente, irresistibilmente, l'ultimo sketch di Crozza con quelli della CGIL, la Camusso e Landini, che nelle grandi novità che seguono usano la calcolatrice Casio, perché sono rimasti a quell'epoca lì. Mi sembra che, cioè, parlare oggi di grandi fabbriche quando non ci sono più le fabbriche, non ci sono più gli operai, cioè si parla come se oggi ci fossero ancora le grandi fabbriche a Sesto, non c'è più niente. L'unica cosa che c'è e di cui siamo molto orgogliosi è la direzione generale della Campari, a cui abbiamo concesso con trionfali inaugurazioni di farci una pubblicità gratuita lunga 100 metri perenne su un muro nostro. No, normalmente per fare la pubblicità si paga, invece questa gratis, anzi con inaugurazione e ringraziamenti. Sono almeno 6 manifesti a favore. Cioè, consigliere Nossa, se domani il PD tornasse mai all'opposizione e chiunque fosse al governo presentasse un Jobs Act come quello di Renzi, di nuovo prenderebbero il suo documento e lo rimetterebbero in votazione. Cioè, il problema è che qui non è in gioco cosa è giusto o cosa non è giusto, ma è in gioco il potere. E quindi quando si arriva a prendere il potere a Roma si agisce in maniera conforme a questo potere. Per cui gli enti locali, che naturalmente Renzi difendeva con la bandiera quando faceva il sindaco di Firenze, adesso devono capire di non rompere l'anima. Come ha detto, mi sembra, Barbara D'Urso, se le regioni si sono arrabbiate gli passerà, cioè, e anche ai comuni gli passerà, no? È chiaro che fin quando al governo c'era Berlusconi che tagliava i soldi agli enti locali, sicuramente Renzi era in prima fila. Cioè, si tratta di politica, si tratta di potere, cioè chi comanda e chi obbedisce. In questo momento si comanda Renzi e fa quello che gli pare. È chiaro che i suoi colleghi del PD non sono contenti, credo al 90%, ma è chiaro che stanno zitti e accettano la realtà. Quando lo faceva Berlusconi era una cosa che non andava bene, quando la fa Renzi ci pigliamo un po' di bicarbonato e la digeriamo, è un rospetto un po' pesante, ma insomma è come mangiare al fritto alla sera, poi se ne fa una ragione. D'altra parte, nel suo
nella sua manifestazione di intenti, perché uno a volte scrive delle cose e poi non si rende conto. Sotto i 16 addetti, allora, se uno c'ha la badante, c'è l'articolo 18, cioè le imprese con un dipendente e io licenzio la badante, c'è l'articolo 18, no, non so, dobbiamo arrivare a questo, perché poi siamo nella realtà, perché oggi le aziende sono così, sono microaziende, e come diceva giustamente, lo so che questo non vi piace, morte razzisti, è chiaro che noi stiamo costruendo una nuova schiavitù, la nuova schiavitù di chi è disposto a lavorare a qualsiasi costo, a 3 euro all'ora. C'è una pletora di cooperative o sedicenti tali che in realtà sono semplicemente una forma di schiavitù e che naturalmente non conoscono articolo 18, non conoscono statuto dei lavoratori, hanno tassazioni favorevoli. Provi a domandare, io queste cose qui non me le dice mio figlio che fa l'ispettore del lavoro a Lecco. Cioè praticamente siamo pieni di forme di schiavismo e poi naturalmente formalmente andiamo a domandarci per le 4 fabbriche ancora esistenti che rispettano l'articolo 18 fino a quando non sarà abolito, ma fin quando chiuderanno anche quelle. Anche perché se oggi uno vuole licenziare, stiamo scherzando, cioè abbiamo licenziato migliaia di persone con la mobilità, oggi si licenzia con la mobilità, non con i licenziamenti singoli. Solo i pazzi fanno i licenziamenti singoli, anche perché chiunque abbia la mia età sa che l'articolo 18 era diventato il baluardo dei licenziamenti sostanzialmente nati da questioni personali, no? In cui poi c'era il giudice che reintegrava sempre tutti. È rimasto famoso il giudice che ha reintegrato il garzone di macellaio che era stato scoperto dal titolare del negozio a letto con la moglie. Non è stata considerata giusta causa, reintegrato, no? Questo lo sappiamo, sono le barzellette degli anni 70 e 80. Le raccontavamo tutti. A Malpensa i condannati per furto che sono stati reintegrati. I licenziamenti seri si fanno con la mobilità. Grazie, e su questi Landucci. Non c'è mai piovuto. Quindi questo è un gioco interno alla maggioranza in cui se finge di avere un distinguo per giustificarsi poi quando va a votare l'aumento delle tasse. Per improbabili Landucci servizi. Mi costringe a togliere questo la parola. Questo è un gioco cortesia. Però, consigliere Grazie. Nossa, che sta diventando un po' pesante. Le dico la verità. Grazie. Se non ci sono interventi, ho chiesto la parola. Consigliera Antonioli, prego. Grazie signora Presidente. Il gruppo del Partito Democratico non parteciperà al voto, pur rimanendo in aula, dal momento che se ne sta parlando a livello nazionale. Troviamo questa manifestazione di intenti strumentale, tanto più che la mozione di intenti non consente più di un intervento a gruppo e quindi è avvilente per un partito che al suo interno ha in corso un vivace dibattito sullo statuto dei lavoratori. Non vogliamo che il tema del lavoro nella città di Sesto San Giovanni venga svilito in una discussione di corto respiro. Noi siamo ancora un vero partito che con tutte le sue differenze e ricchezze che lo contraddistinguono non si presta a questa provocazione, ma al suo interno troverà senz'altro una sintesi condivisa che ha come unico obiettivo il bene del Paese. Grazie. Grazie alla consigliere Antonioli. Ha chiesto la parola il consigliere Gianvecchio, prego. Grazie Presidente. Solo per ribadire che anche noi del gruppo Verso Sesto non parteciperemo al voto. Visti gli ultimi sviluppi
sul testo del Job Act che il governo si prepara a portare a casa, passato al Senato e sottoposto a maggioranza, ed ora passato alla discussione della Camera con la presentazione di un maxi emendamento dove stranamente o volutamente non appare l'articolo 18. Inoltre il 25 si terrà lo sciopero nazionale che coinvolgerà tutte le organizzazioni sindacali. Pertanto, alla luce di quello che al momento ancora non sappiamo sui contenuti della discussione che si appresterà ad affrontare in Parlamento, il gruppo Diverso Sesto non parteciperà al voto, poiché tale discussione di estrema importanza non trova al momento fondamenti di discussione. Grazie al consigliere Giambecchio, ha chiesto la parola il consigliere. Grazie Capone, Presidente, vorrei prima. Grazie Presidente. Ho regalato, come gruppo abbiamo regalato un libro al sindaco che parla la storia di una ragazza di Mogadiscio che partecipò, qualcuno di voi se lo ricorderà probabilmente, alle Olimpiadi di Pechino, arrivò ultima. Con grande fatica arrivò fino alla fine, sostenuta e incitata dal pubblico. Questa ragazza tornò nel proprio paese in preda alla guerra, si allenava di notte e si era messa in testa di partecipare alle Olimpiadi di Londra. Non potendo partecipare al suo paese, decise di attraversare il Sahara, la Libia, per giungere in Italia e quindi allenarsi per poter partecipare appunto e realizzare il sogno delle Olimpiadi di Londra. Il fatto, l'epilogo di questa storia, di questa giovane ragazza, è un fatto di cronaca durante un naufragio delle barche degli immigrati. Perché diciamo questo? Semplicemente perché, con tutto rispetto che possiamo portare con un argomento come l'articolo 18, e lei parlava delle sue esperienze personali, mio padre era un operaio che operava la Breda, lavorava alla Tiforni, quindi e per anni ha lottato a livello sindacale per la sua categoria, gli dico che io trovo veramente aberrante che ci sia una discussione con tempo dedicato da parte del Consiglio Comunale su un argomento che non potremo assolutamente incidere in nessun modo, per vari motivi, ma proprio perché è una questione complessissima, e c'è stato un silenzio assordante su un comunicato stampa dell'amministrazione comunale, e ribadisco comunicato stampa che non è stato smentito da nessuno e quindi credo che abbia riportato l'idea dell'amministrazione, e mi sembra molto strano questo sindaco, di voler ritenere conclusa l'operazione profughi perché Sesto non è in grado di accogliere 31 persone che sono sbarcate dai posti della guerra. Ecco, allora io credo che noi dovremmo fare un'attenta riflessione questa sera, perché sono le 11 di sera, abbiamo perso un'ora e un quarto per un tema importantissimo che merita rispetto, ma sul quale non possiamo incidere, e non ci stiamo domandando come mai una città sia ormai sull'orlo di un fallimento nel momento in cui dice e dichiara di non essere in grado di accogliere 31 poveri uomini che sono scappati dalle guerre, dove le figlie sono state date in sposa alle bande criminali, i mariti decapitati, le mogli violentate. Se una città non è in grado di accogliere, e ribadisco di accogliere 31 persone, da parte della maggioranza c'è soltanto un silenzio, e io veramente da lei, consigliere Nossa, mi aspettavo una presa di posizione, e quindi trovo che oggi venire a portare un argomento in quest'Aula su un tema così complesso, quando la città sta affondando, sta dichiarando fallimento perché ha dichiarato la propria incapacità di governo, perché dire che non siamo in grado di accogliere 31 profughi vuol dire che siamo proprio alla frutta completa, beh, io credo che noi dovremmo dedicare veramente il tempo che stiamo formando, perché il Consiglio Comunale ha dei costi per i cittadini, ai temi concreti importanti della città. Molto spesso noi siamo stati anche un po' derisi quando diciamo di continuare a trattare e insistere sul tema delle emozioni, perché le emozioni sono gli argomenti che riguardano la vita quotidiana di tutti i cittadini. Ecco, io le regalo questo libro, sindaco, perché conosco la sua sensibilità al tema e sono rimasto meravigliato che da parte sua non ci sia stato un sussulto sul contenuto del comunicato stampa, ribadisco, perché il comunicato veramente che fa venire i brividi per come è stato diramato, e la invito veramente a prendere in mano la situazione, signor sindaco, perché non possiamo dare l'esempio di una città così paralizzata, immobile, che si perde a discutere di argomenti
importantissimi, ma non alla portata del Consiglio Comunale, dimenticando gli argomenti concreti. Solamente per cultura di tutti, vi invito a leggerlo, il libro si titola Non dirmi che hai paura. Ok, quindi io credo che questo argomento, consigliere Nossa, evidenzi veramente, oltre alla spaccatura della maggioranza, una incapacità di sintesi e di sintonia nella maggioranza stessa, perché non possiamo... Ma questo è un altro argomento, consigliere Caponi. Certo. Parliamo dell'articolo 18. Della maggioranza parleremo in maggioranza. Grazie. Grazie. Ha chiesto la parola la consigliera Iosa. Ne ha facoltà, prego. Grazie, Presidente. Ma io non condivido la modalità che è stata scelta stasera per discutere di questo tema. Penso che l'argomento, come è stato detto da tutti gli interventi che mi hanno preceduto, sia un argomento importante. Penso che bisognasse aspettare che comunque finisse tutta la discussione per vedere quali sarebbero state le decisioni prese, quale sarà poi la definizione finale di questa scelta. Non sono nemmeno d'accordo sul fatto che si portino mozioni, manifestazioni di intenti riferite a 10 anni fa, perché comunque il mondo nel frattempo è cambiato. Io ringrazio, posso essere d'accordo o no con le scelte che vengono fatte in Parlamento, ma ringrazio del fatto che qualcuno stia cercando di adeguare i tempi a quelle che sono le esigenze dei lavoratori, degli imprenditori e di tutti quanti, perché il tempo delle barricate credo proprio che sia finito. Mi avrebbe fatto molto piacere che alla fine della discussione più ampia che comunque si farà a Roma ne avessimo discusso, o che il consigliere Nossa avesse chiesto un consiglio comunale all'interno del quale si poteva parlare e discutere però su risultati e su scelte concrete. Poi ognuno avrebbe preso le posizioni politiche che meglio riteneva giusto, ma parlarne in questo modo onestamente è una discussione a cui a noi come Lista Civica dei Giovani Sestesi non interessa partecipare. Grazie. Grazie alla consigliera Iosa, quindi metto in votazione la manifestazione di intenti presentata dal consigliere Nossa. Inizio votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 4, contrari 1, astenuti nessuno, favorevoli 3. Il Consiglio approva come maggioranza relativa. Sì, adesso prima di concludere do la parola al Sindaco per telecomunicazione. Prego. Comunicazione alla fine. Prima vorrei intervenire circa l'intervento fatto dal consigliere Caponi, che ritengo allo stesso modo della mozione presentata da Mossa una provocazione. E spiegherò il perché di una provocazione. La prima domanda che mi viene da fare ai consiglieri comunali presenti è: quanti di voi sono stati nel residence a vedere e a incontrare i profughi? Uno. Vabbè, Fuggetta non c'è. Uno. Allora, che cosa è accaduto? Che mentre noi stavamo lavorando a livello territoriale per rispondere a quello che la prefettura ci aveva chiesto, come grande senso, come dire, di equa responsabilità da parte di tutte le città, nottetempo una cooperativa romana, che nessuno di noi ha avuto il piacere di conoscere prima, nel senso che non si è presentata all'amministrazione comunale, aveva già da tempo affittato uno spazio privato, vincendo un bando del Ministero, e dicendo che c'era la disponibilità di accoglienza per 80 persone. Nottetempo appunto arrivano la prima volta, nella prima tornata, una 50 di persone. Sono andata sia la prima volta che la seconda volta. La prima volta c'era una situazione
in cui c'erano anche famiglie, mamme con bambini che non volevano rimanere dentro, lì, e c'è stata anche un po' di fatica da parte di quello che doveva essere un mediatore culturale perché rimanessero a dormire, perché c'erano anche, come dire, uomini di altre nazionalità con i quali non riuscivano a tenere una convivenza. Sono anche culture differenti. Alla fine hanno dormito lì, le famiglie il giorno dopo sono state portate a Brescia. Allora, la domanda che ci siamo posti in modo, come dire, molto, molto chiaro, e anche la risposta ce la siamo detta in modo molto chiaro, è stato: ma perché un'amministrazione comunale non può preparare i suoi cittadini, che insomma io ho passato il pomeriggio lì, non può preparare i suoi cittadini e non ha la capacità di dare risposte a quelle che i suoi cittadini chiedono? Perché nessuno credeva che noi non sapessimo nulla. La prefettura ovviamente in un momento di emergenza passa sulla testa delle città, dei cittadini, dei sindaci, degli amministratori, risponde, come dire, fa una chiamata, una cooperativa assolutamente sconosciuta di cui noi nulla sapevamo, arriva in città, affitta degli spazi privati e non accoglie queste persone nel senso dell'accoglienza, ve lo posso garantire, perché il primo giorno che sono arrivati non hanno avuto neanche la delicatezza di, siccome lo stabile lo conoscete bene, tutto vetri, non hanno avuto neanche la delicatezza di dare un minimo di privacy a queste persone che erano arrivate e che quando erano in bagno, come dire, per farsi una doccia, tutti dalla strada potevano vedere. Allora, secondo voi, questa è una cooperativa seria? Abbiamo chiesto un tavolo in prefettura. Siamo stati ricevuti subito perché hanno capito, come dire, che questo è stato uno scivolone istituzionale, perché non si fa così, non si entra in questo modo in una città, ma non i profughi, questa cooperativa, non le povere persone che avevano gli occhi sbarrati per la paura, ma questa cooperativa. Siamo stati ricevuti subito, nel giro di 3 giorni, abbiamo ricevuto le scuse formali da parte sia della prefettura che della cooperativa e alla domanda che abbiamo fatto: ma scusate, perché non siete venuti prima a presentarvi, a presentare il vostro progetto? La risposta è stata: non ci abbiamo pensato. Forse però i conti li hanno fatti, perché ogni persona riceve dallo Stato, la cooperativa, riceve dallo Stato 33 euro per 80 persone, per 30 giorni, per un anno. Forse i conti li avevano fatti, quindi era una cooperativa che non si occupava tanto di accogliere, ma che si occupava... Io ho conosciuto questa qua. Non si occupava sicuramente di accogliere. Fatti 2 conti... Per cortesia, ascoltiamo un attimo... Allora, il sindaco ci sta dando delle informazioni molto delicate, molto... molto sociale. Ascoltiamo con attenzione, grazie. Detto questo, noi ci siamo lasciati con la prefettura con l'intenzione di collaborare, di conoscerci, vuol dire conoscere il progetto di questa cooperativa e per vedere come presentarlo alla città e anche vedere le modalità dell'accoglienza. Così non è stato, nel senso che loro hanno deciso di andarsene sostanzialmente via e l'ultima, come dire, l'ultima ondata di accoglienza che è arrivata adesso rimarrà qui per un po'. Ma quello che noi non accettiamo è la modalità. Lì dentro tante persone non ci stanno. C'è una questione proprio anche di dignità della convivenza. Nel secondo arrivo di persone c'erano metà uomini e metà donne, come giusto che fosse, c'era una divisione nella convivenza degli spazi tra le donne e gli uomini, anche qui ovviamente una divisione tra le differenti nazionalità. Di più, francamente, faccio fatica a pensare che ci possano stare in modo decente, anche perché non ci sono spazi neanche per affacciarsi, come dire, su un terrazzino, e li tengono lì dentro. Allora, questo secondo me, vabbè, uno stato emergenza per carità, ma non è l'idea di accoglienza che io ho. Stiamo lavorando e siamo a disposizione della prefettura per trovare un'altra soluzione, lavorando con le cooperative della città, con chi c'è nella città, sì, certo, perché questo vuol dire costruire veramente un'integrazione con il territorio. Questo io avevo da comunicare al Consiglio Comunale, nessuno si sottrae rispetto a un percorso che è stato, come dire,
detto in modo molto chiaro, chiaramente c'è stata una presa di posizione dura, durissima nei confronti di questa cooperativa. Grazie per la comunicazione. Va bene, grazie al sindaco per queste informazioni. Abbiamo terminato, la seduta è tolta. Grazie, buonanotte a tutti, grazie per la partecipazione.